ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format che ormai già sapete, abbiamo già fatto la mia prima volta, l'ho fatto all'Olimpico, l'ho fatto allo Juventus Stadium, adesso stiamo andando al Rigamonti ragazzi, a Brescia, uno stadio dove hanno giocato tantissimi campioni. Forse i napoletani si ricorderanno di Mark Hamsi, che prima di diventare leggenda del Napoli passò per Brescia, lo stesso Baggio. Forse il miglior italiano, il giocatore italiano più forte nella storia del calcio. Ditemi nei commenti per voi chi è il calciatore più forte italiano, l'italiano più forte nella storia del calcio. Io sinceramente non l'ho visto giocare a Baggio, quindi non saprei dirvi. Mi son visto i video e devo dire che veramente era tanta roba. Molti calciatori l'hanno sempre elogiato moltissimo a Baggio, quindi potrebbe essere lui sicuramente. Andiamo a Brescia ragazzi, andiamo a vedere quello che è la passione bresciana, andiamo a vedere i tifosi. Qua dalle mie parti Brescia so che dovrebbe essere, se non sbaglio, io che sono di Vicenza, provincia di Vicenza, dovrebbe essere una, quando giocava Vicenza Brescia, Brescia Vicenza, erano sempre belle partite anche tra tifoserie belle calde come quella bergamasca alla fine. E che dire ragazzi, niente, andiamo a vedere quello che è. Andrò a vedere la partita con la Ilaria. Vi dicevo ragazzi, scusatemi ma un attimino ho avuto un contrattempo. Sì, vado a vedere la partita con Ilaria, la conoscete la Ila, bresciana, tifosissima della Juve, ma sicuramente anche tantissimo tifosa del suo Brescia, no? Perché lei è di Brescia, no? Abbiamo tutti, no? Una doppia, tripla squadra a volte per un motivo o per un altro. Questo è il bello del calcio alla fine, no? Però che dire, dai, andiamo, adesso vi lascio. Prima però vado a fare la spesa. Come avete visto nell'intro, ho provato un attimino vi ho fatto vedere un attimino come mi sono svegliato, sono andato a farmi una visita medica, adesso andiamo a fare un attimino la spesa e poi partiamo perché la partita sarà alle 2. Siamo appena arrivati ragazzi, siamo appena arrivati, ho parcheggiato un po' fuori dallo stadio perché la Ila mi ha detto di parcheggiare qua, che lei passa con la macchina che ha il parcheggio dentro. Tremendo, arrivo da VIP, no? Tutto... No, e niente, la sto aspettando, adesso staremo a vedere. Voglio proprio veramente ragazzi, ve lo dico sempre, cercare in questi contenuti che vi porto su questo format, oltre la partita, che vabbè la partita la potete, ripeto sempre, vederla, la passione, no? Voglio proprio vedere l'affetto che hanno le persone con la squadra, quindi la passione che genera tutto questo che è il calcio, no? Voglio vedere i bresciani quando, poi in un periodo anche abbastanza difficile, quello del Brescia in questo momento, che in zona retrocessione per la Lega Pro, gioca contro una squadra che è invece nei playoff per andare in Serie A, che è il Bari, e sarà veramente difficile. E in un momento difficile ci sono stati anche alcuni scontri verbali tra tifoseria e presidenza, no? Negli ultimi giorni. Staremo a vedere perché ovviamente è una partita molto molto delicata, giocando qui a Brescia, dove il Brescia giustamente in casa deve cercare di fare il suo meglio, no? Per i punti salvezza. Staremo a vedere. Ce l'abbiamo. Non mi lascia entrare ragazzi, non mi lascia entrare, non vuole che entri, non vuole che entri. Buongiorno. Quando buongiorno. Finisce la partita? Pronostico, via, subito. 3-0 Bari. No, 0-3 allora ragazzi, 0-3. Permesso, Ila, come stai? Buongiorno. Tutto bene? Non sono capace a parcheggiare. Il crack scende, vedi? Ci stavo facendo il video. Si sta arrabbiando, attenzione. 3000 guarda, giri. Guarda, il parcheggio anche è top, perfetto lì. Ok, entrare, siamo entrati? Stiamo entrando. In che zona? Non so, spiegamelo tu. Tribuna. Ah, ok. Da qui arriveranno i giocatori, anzi sono già arrivati. Li vediamo all'uscita. Ok. Scusatemi ragazzi, sono un po' emozionato, sapete, quando vengo allo stadio, un nuovo stadio, sono così, sono un po' emozionato, non so cosa dire, non so come parlare. Mi emoziono. Ok ragazzi, stiamo entrando alla lounge del Brescia, andiamo a provare l'audio del Brescia, giustamente. Vai. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto qualcosina e adesso stiamo per entrare
Aspetta, da che parte di qua? Stiamo per entrare a vedere il campo, la prima volta, quindi live reaction della mia reazione al campo. Adesso farò finta di no. Okay. Vediamo com'è. No, oddio, che grande sta. Non ho visto questo. E adesso la curva del bar. Ilaila ha detto pronostico 0-3. Io sinceramente, ragazzi, non so, ma ho la sensazione, cerchiamo di portargli fortuna giustamente al Brescia che sta giocando in casa e sono qua per loro. 2-1, dai, proviamola. 2-1 Brescia, dai, all'ultimo. Brescia, quello del mio castello. Brescia, chissà se succederà. Ed è 1-0 Bari, ragazzi. La messa in mezzo è andato di testa, da solo no, ma si è andato bello alto e l'ha insaccata. Ragazzi, la partita è finita, 2-0 per il Bari. Partita un po' noiosa, devo dire, dove il Bari ha giocato, dopo l'1-0 ha giocato a mantenere il risultato ed approfittare la ripartenza. No, però devo dire, la tifoseria del Bari è tremenda, crack, è tremenda, veramente. Devo andare lì, devo andare a vedere anche il bar a San Nicola, no? Ma anche quella del Brescia, che dopo il secondo gol comunque erano tutti là con le bandiere a sostenere la squadra in un momento difficile anche. Però va bene, ragazzi, va bene. Adesso vediamo se riusciamo a beccare qualche calciatore. Ok, ragazzi, l'avventura finisce qua, come stavamo dicendo con Ila. Prima, anzi, Ila non c'era. 2-0 per il Bari, purtroppo, Ila. Beh, da una parte. No, a me non dispiace, cioè, nel senso, se la Bari a vincere va bene così. Però il Brescia è sempre giù. L'anno prossimo gioca di cosa? Sempre di sabato, ma di venerdì gioca. Povero Brescia. No, povero Brescia, povero. Però che devo dire, ragazzi? Tutto sommato, comunque, sarà perché. Dobbiamo finire i video. Comunque, ragazzi, devo dire che mi è piaciuto comunque, oltre alla tifoseria del Bari, che fatalità, come dicevo, siamo a Brescia, però mi è piaciuta forse un po' di più la tifoseria del Bari. Ma il punto è che si sono fatti sentire anche i tifosi del Brescia, non dico di no. Ma purtroppo sarà la situazione in classifica, sarà l'orario, non so. Però si sentivano forse di più i tifosi del Bari. Vabbè, è normale alla fine, no? Sono molto calorosi, poi sono due situazioni di classifiche diverse, ma tutto sommato anche qua in Rigamonti è molto molto bello, mi piace sinceramente. Mi aspettavo questo per una squadra come Brescia, comunque mi sono cagato addosso. Forse stanno uscendo i tifosi del Bari anche, mi sa. Forse no. Fatto sta che no, ragazzi, grazie per essere arrivati fin qua, spero di avervi portato qualche contenuto bello, magari non sarà tra i migliori, può essere, anche perché comunque non ho avuto la possibilità comunque di intrufolarmi o di vivere in pre-partita con i tifosi. Spero nei prossimi di potervelo portare, ci vuole tempo, organizzazione, già sapete. Ma che dire, ragazzi, niente, grazie per essere arrivati fin qua, vi invito a lasciarmi un commento, like, condividere con gli amici, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao.